Quest'anno è partito il progetto G100, con l'11ª edizione del Fare i conti con l'ambiente, ed è un progetto che si pone l'obiettivo nei prossimi 4 anni di formare 100 giovani laureati nei settori che trattiamo durante il Festival del Fare i conti con l'ambiente. L'obiettivo è proprio di mettere assieme nuove conoscenze e nuove informazioni e fare crescere un gruppo di ragazzi in tutta Italia che saranno il futuro della rete e dei professionisti nel settore dell'ambiente. Quest'anno le iniziative sono veramente tante, nella 3 giorni di Ravenna abbiamo circa 60 tra workshop, conferenze e lab meeting. È un'iniziativa veramente completa, tratta un po' di tutti gli argomenti dell'economia verde, non soltanto rifiuti, acqua e energia, ma anche tematiche come la gestione dell'aria, la gestione del decommissioning, cioè quindi il recupero delle aree industriali dismesse, e tanti altri temi di confine. Quindi veramente tante competenze interdisciplinari per un'offerta formativa che richiama qui a Ravenna ormai oltre 2.000 persone da tutta Italia. Quindi di questo siamo veramente soddisfatti ed è stato possibile grazie alla rete dei partner che ha collaborato con noi, enti, istituzioni, aziende di rilevanza nazionale di cui siamo onorati come label di collaborare.